Allora, Cristian Trobiani, giocatore dell'Eagles Aprilia. Dove c'è l'Aprilia c'è spettacolo, quello è sicuro. Sì, beh, diciamo che noi durante la settimana da inizio anno col mister Iannaccone stiamo preparando un calcio giocato piuttosto che un calcio come fanno tanti un po' rocambolesco. Quindi vorremmo portare in campo al sabato, lo determinano infatti i risultati con tanti gol, vorremmo portare il sabato un po' di spettacolo, anche se è una Serie D, che non vuol dire serie minore, ma è una partenza per arrivare a buon punto. Noi ci stiamo provando, ci stiamo riuscendo, a parte qualche pareggio di troppo. Oggi si è visto un Aprilia a fasi alterne, bellissimo a tratti, a volte un po' distratto. È una caratteristica questa della squadra, c'è da migliorare, c'è da lavorare, oppure è proprio per questo modo di giocare ed interpretare il calcio 5? No, non è una caratteristica della squadra. Noi abbiamo un organico sicuramente di qualità che molte società e molte squadre avversarie ci invidiano. E questa situazione a fasi alterne è sicuramente da migliorare. Stiamo lavorando, come ti ripeto, martedì e giovedì 2 ore proprio su questa alternanza perché diamo sprazzi di gioco di categoria superiore e pecchiamo forse un pochettino un pizzico di esperienza. Allora, mister Massimo Ripanti del Flora, quanta amarezza questa partita che più volte sembrava chiusa, più volte invece l'avete riaperta con un grande carattere. È stata una bellissima partita, penso che l'importante è sempre onorare, insomma, questo sport che poi è secondo me stupendo. E noi dobbiamo crescere, stiamo lavorando per crescere, diciamo che questa è una squadra che siamo partiti ad agosto, che eravamo a settembre, che eravamo 7 persone, adesso posso dire che è un gruppo di 14 persone, stiamo lavorando per migliorare, abbiamo un programma con presidente libero che è di 3 anni e stiamo cercando di svilupparlo anche con i giovani. L'importante è continuare a rimanere aggrappati, insomma, a questa classifica e non scendere giù. Lottiamo, insomma, per fare sempre prestazioni come quella di oggi e cercare di migliorare sugli errori che abbiamo commesso. Mister Iannaccone, partiamo da un presupposto. Questa squadra comunque regala grande spettacolo. Non per lei, magari, ma per la gente di Spalti. 4 a 4 Una negli ultimi istanti. battutaccia, siamo una squadra la Zeman. Ci piace Quindi è di. merito tuo. Sì, merito mio, sì. Vabbè, qualcun altro potrebbe vedere anche in fase negativa. Comunque, è una squadra che riesce a ribaltare i risultati, ugualmente come è successo sabato. Oggi 6 a 3 per noi, e poi dopo alla fine, ugualmente paghiamo dazio. Cioè, tutti una piccola stupidaggine, andiamo proprio fuori, un po' fuori di testa, però vabbè. Però oggi voglio dire una cosa, che la squadra comunque, oggi chi stava in campo ha dato il 100%, ma eravamo senza 4-5 titolari. Questo nulla toglie perché per me sono tutti titolari, potevo rinviare la partita, non l'ho voluto fare per rispetto dei ragazzi che si allenano durante la settimana e oggi avevano modo per poter giocare e dimostrare quello che valeva. Abbiamo pagato forse all'ultimo un po' di stanchezza perché ho dovuto sforzare un po' più sul quintetto base, per evitare i cambi ripetuti, però va bene, ci divertiamo, chi viene al Meucci si diverte, Divertire. stiamo lì, abbiamo vinto una partita che dovevamo vincere, anche se rocambolesca, perché secondo me il Flora oggi meritava anche il pareggio per quello che ha dimostrato, perché è una bellissima squadra, ottima impostazione di gioco, però penso che quello che abbiamo fatto vedere il primo tempo e metà del secondo tempo, oggi gli Eagles Aprilia meritavano questa vittoria.